Siamo ancora in viaggio, Andrea. L'insorgere dell'epidemia mi ha tenuta sospesa nella mia condizione di lutto, fino ai giorni nei quali era possibile uscire con autocertificazione. Venivo ogni giorno al cimitero, dove trovo pace. Portavo con me il tuo certificato di morte a 16 anni, sperando che nessun uomo in divisa avrebbe potuto frapporsi fra te e me. In realtà, da metà 2016 abbiamo visitato più ospedali che bar per la patologia insorta, che non ha trovato sostegno nella ricca Lombardia e che ha portato poi al tuo recente viaggio verso il cielo. Epilessia farmacoresistente con effetto paradosso. Significa che più ti curi, più peggiori. Significa che devi cercare medici ovunque per avere sollievo, per cercare di rallentare l'insorgenza delle crisi tonico-cloniche generalizzate che somigliano molto alla morte. Con te ho vissuto questo dramma e pochi hanno capito quanto questa patologia abbia spazzato via tutta la nostra vita, i nostri sogni, i nostri sorrisi, la nostra meravigliosa e impegnativa vita fatta di viaggi, terapie adeguate alla tua crescita e scoperte di attività nuove. Divenne faticosa e con il tempo fummo isolati in un incubo, ma non abbiamo mai smesso di amarci sopra ogni altra cosa, nella buona e nella cattiva sorte. Non ho dormito per 3 anni e per 3 anni non ho mai spento il telefono con il timore dell'emergenza. Questa è la patria della carità e non del diritto. Questa è la patria degli amici degli amici e non dei competenti. Così siamo stati rimbalzati da medici e ospedali alla ricerca di terapie, trattati con diffidenza. Ogni volta che sento il suono di un'ambulanza, la mia anima sanguina ancora. La vista dei servizi giornalistici della terapia intensiva di Cremona mi hanno devastata. Tutto mi è risuonato dentro, ancora ed ancora. Ero qui, rinchiusa in mezzo ai nostri ricordi, la casa piena di te e la gente incattivita che diceva «Non uscite!» Non potevo scappare, distrarmi, dimenticare. Non potevo vedere nessuno, ma l'unico che avrei voluto vedere aveva chiuso gli occhi. Quando il cimitero fu chiuso, non dormii per un mese. Il dolore e l'amore hanno bisogno di spazio. Se li comprimi, implodono. Qualcuno dice che ti sei risparmiato questo delirio, ma io so che avresti imparato a non abbracciare e baciare, come eri solito fare al posto della parola che mancava. Avremmo escogitato un altro gioco, un altro modo. Ci sono cose che neppure le epidemie possono travolgere.